Ciao a tutti da Saridor e bentornati su Tunic! Oggi in questo episodio riusciremo a scoprire come potenziare il nostro volpotto e farlo diventare un volpotto di tutto rispetto. Nel mentre andremo avanti e scopriremo tante altre cose, ma non aggiungo altro. Buona visione! Ed eccoci di nuovo qua! Ciao Volpo! Ma quanto tempo! Allora, intanto che ero qua, ho guardato un pochettino di cose sul libretto di istruzioni. Allora, ho guardato qui, ad esempio, qui abbiamo tutte le cose che abbiamo, cioè parte delle cose che abbiamo. Vabbè, spada, bastone e scudo sono gli attacchi, gli altri sono le bombe e come si può vedere, grazie, bomba questa al potere congelante, questa al candelotto al potere esplosivo e questo al potere del fuoco. Poi abbiamo monete d'oro, esca, effigie, che non so che roba sia, peperoncino, edera. E suppongo siano cose che aumentano l'attacco principale, perché infatti si legge ATTPR. Frutta, punti salute e punti mana, credo, non lo so. Chiavi, vabbè. Oggetti magici. Abbiamo un bel po' di cose ancora. La croce benedetta mi dà qualcosa sui punti mana. Poi vabbè, c'è la pozione. Quello non so che cosa sia, un frammento, vabbè. Anzi, pozione. Questo è un frammento che non so che roba sia. E questo ancora meno. Questo non ne parliamo. Ok, qui invece c'è una cosa particolare. Se vuoi aumentare il tuo potere, c'è la statua del salvataggio. E poi ci sono varie cose che abbiamo. Ad esempio, attacco, difesa, punti salute, pozione. E il resto non si sa. Allora, qua c'è... si intuisce che puoi andare dalla statua, offrire un qualcosa e lui ti aumenta. Ah, però ti richiede 200 monete più l'oggetto. Ok. Ok, proviamo a fare qualcosa. Ok, proviamo ad aumentare così il nostro punto d'attacco. Ok, proviamo, vediamo. Guarda l'animazione. Ah, gli offriamo... ah, vedi che si scoprono cose. Ok, abbiamo 2 punti attacco. Wow. Da rabbrividire. Ok, aumentiamo anche la nostra difesa. Ma sì, dobbiamo potenziarci perché ci stanno facendo un culo incredibile. E ok. Ok, da 1 siamo passati a 2 al secondo stadio di difesa. Non lo so, la butto lì. Allora, aumentiamo anche i punti salute. E successivamente aumenteremo anche la capacità curativa delle pozze. Anche se comunque le sto usando molto poco, e dovrei usarle molto di più. Ok, pozione secondo livello. E ok, a questo punto anche il punto salute, che passerà al secondo livello. Credo. Sì. Punti salute, 2, secondo livello. Ottimo. Credo che sia... sì, sono i punti salute. Ottimo. Volpo, siamo poveri come la merda adesso. Ok, potremmo aumentarli ulteriormente, ma sono a corto di monetine. Che cazzo sono? Boh, credo di sì. Allora, facciamo un po' una cosa, salviamo. Ok, che poi rifarmi tutto da capo, sinceramente non è che ne abbia voglissima, ecco. Ok, torniamo su, vediamo un pochettino dove cacchio sia. Dove sia? Siamo? Ah, ho capito dove siamo. Aspetta un po'. Ok, ah, vedi, siamo nella tomba oscura, ti sento. Aia, bastardo! Bastardo! Vabbè, ma adesso non lo fai più il furbo, adesso ti vedo. Caro mio. Sì, si vede un cazzo. Oh, guarda un po' chi c'è. Guarda un po' chi c'è. Ah, ma gli facciamo il culo proprio, Minchia, siamo molto più potenti. Ma siamo tanto più potenti, l'anima degli mortacci tua. Se posso di qua li evito? Se posso di qua li evito? Si vede veramente una sciolla, un gioco, te lo dico. Bravo, state più. Vabbè, non l'ho visto. Mamma mia, di nuovo. È crepa. Dai, vieni. Scemo. Oh, visto? Ok, questa come cazzo la prendiamo però? Madonna, mi hai fatto cagare addosso. Pezzo di schifo umano. Ma vaffanculo anche a voi. Aia, aia, bastardi. Mi avete fatto cagare, oltretutto. Mi avete fatto cagare, no? Leva lì quella lingua di merda. Vieni qua. Vabbè, non ti ci arrivo dopo, sappilo. Guarda, sto spaccaballe. Ah, ok. Ah, vola lui. Allora, io qua ho visto una, vedi.
cos'è? Ah, ho capito. Sono cose da accendere. Dicevo, sono cose da accendere che probabilmente, la butto lì, ci tireranno giù quello. Ma non... trovalemo? No, ecco, vabbè, più o meno. Più o meno ci si vede... No, non si vede un cazzo. Dir la verità, m'hai fatto cagare addosso, pezzo di schifo. Ah, e dove cazzo eri te nascosto, schifoso? Ok, facciamo giro fior tondo? Quanto pare sì. Che cazzo è? Quanto odio i livelli bui. Ancora, e compare ancora, eh? Ah, ma è crepa? Oh, vuoi morire? È rotto... Ah, ancora lì. Alleluia, è un'ora che giro come un imbecille, eh? Oh, aspetta. Si sta avvicinando. Però, no, non vado giù. Non vado giù perché dobbiamo prendere ancora qualcosina. C'è niente qua? No, c'è nulla. No, volpo, non lì, lì. Ma mi hai truffato tantissimo, gioco. Ah, no, non mai truffato. Ok, cosa abbiamo trovato? Ah, qualcosa. Ok, abbiamo trovato una di queste, ma non so che roba sia. Ok, volpo. Namo? Ah, giusto, devo dirti di scendere perché sennò ti da solo non lo fai. Ok, ah, guarda un po' lì sotto chi c'è. Guarda un po' qua cosa c'è. Allora, aspetta, prima di andare di lì giriamo un attimino qua. Vediamo se riusciamo a rubare ancora qualcosa. Sì, a voglia. Guarda qua roba. Meglio di niente, oh. Qua mi sa di fregatura. Sì, decisamente. Ce l'abbiamo modo per scendere? No. Ok, però io prima di scendere... No, fammi tornare un attimino dietro che devo guardare lì bene, perché non si vede granché, eh. Ok, intanto mettiamoci la vita al massimo che non si sa mai. Eccolo che arriva. Aia, bastardo. Mi dirai se magari io parassi. Sì, sì, vieni qua. Vieni qua a dirmelo. Ah, ma sei così cretino che ti ammazzi da solo? Va bene. Accettiamo tutto molto passivamente noi. Cosa abbiamo qua? Un altro frammento. Infatti stavo... Ah, una pozione extra. Ok. Ah, siamo arrivati a 4. Ottimo. Questo è tanta manna, eh. Gioco? Grazie, eh. Guarda, te se devo fare lo slalom. Dove cazzo è? Allora, gioco, io... Ecco lì. Lo sapevo. E lo sapevo che arrivava a rompere i coglioni. Sì, sì, sì. Ah, adesso che ti vedo è tutto molto più semplice. E quello? E crepa. Guarda, guarda lo stupido che si è ammazzato da solo. Madonna, questo è un labirinto che levati, eh. Ah, pure due. Ah, pure due, va bene, ma uno ci muore, l'altro ci morirà anche tra poco. È vero che ci muori? Sì, ci muore, vede? È bravo, è ubbidiente. Volpo, andiamo di qua, prendiamo sta chest. Mamma mia, quanta roba. Ok, vabbè, 20, non è che ci è andato chissà cosa. Però, voglio dire, buttare via. Io di qua non mi fido. Infatti, c'era un modo per passare indenni? Sì, c'era un modo per passare senza danni. Cretino. Ok, vabbè. Oh, siamo alla parte di sotto. Ah, ok. Cosa fai? Come hai fatto a prendermi? Dai, ancora una. Ecco, ancora una. Ok, tiriamole su tutte. Pensavo fosse molto più difficile. Ok, adesso diventerà molto più difficile. Allora, cerchiamo di... Bravo, state più. Ti muori? Grazie, gentilissimo, eh. Ah, probabilmente bisognava far fuori prima questa, poi questa. E poi andare a prendere questo. Guarda qua, monetaine. Facciamo fuori anche quello, grazie, eh. Stava sulle palle. Ok, però se una luce puntava lì, mi sa di... sì, guarda un po' se non lo sapevo che gioco era una merda. Ok, volpo, dove stiamo andando? Si vede un cazzo?
Che bastardo che sei, gioco. Una moneta d'oro. Ok, mi domando cosa ce ne faremo delle monete d'oro. Ok, torniamo sui nostri passi. Torniamo indietro. Ok, dove cazzo dobbiamo andare? Qua. C'ero prì. Ok. Bastardi. Ok, dobbiamo cercare di capire. Allora, intanto prendiamo questa. E abbiamo... Che cazzo è sta roba? Un'effigie. Abbiamo l'effigie. Sì, ma cosa ce ne facciamo? Allora, rompiamo questa. Rompiamo questa. Rompiamo questa. Prendiamo cose. Rompiamo questa. Questa non la rompo. Quella non la rompo. Ma rompo questa. E rompiamo questa. Insomma, alla fine spacchiamo tutto. Ma va bene, eh. Ok, guarda qua. Il marchingegno. Non lo vedevo, eh. Ok, grazie Volpo, quando puoi. Ok, però cosa facciamo con questo? Oh, grazie. Eh beh, è tutta un'altra cosa adesso. Insomma. Ok, guardiamoci un attimino attorno per essere sicuri di non aver lasciato nulla, tipo. Ma a parte quell'affare lì non dovremmo aver lasciato nulla, infatti. Ok, proviamo a uscire da qua, vediamo dove andiamo. Ok, sì, ne sono tanta quanto prima, gioco. Però vedo cose. Potremmo fare il giro di qua? Sì, possiamo fare il giro di qua. Cosa c'è qui? Cos'è? Abbiamo trovato una volpe. Che cazzo è la volpe? Ah, un punto potenziamento per aumentare attacco e difesa. Questo cos'è? Vabbè, il gioco non mi fa fare nulla, quindi. Ok, dove siamo? Per curiosità, mica per altro, eh. Giardino Ovest. Ah, siamo di nuovo usciti, ottimo. Allora, prima prendiamoci quella chest. Volpo, grazie, eh. Ok, e qui, guarda, Monet House. 15, vabbè, non eccessivamente tante, ma un bel po'. Ok, guardiamoci attorno. Ah, c'è un diapason là. Quindi dovremmo fare tutto il giro da sotto, si suppone. Credo, non lo so. Boh. Allora, Volpino, piglia tempo da pozioncina che non si sa mai. Le altre le tengo. Ok. Ah, guarda che bello. Dove cazzo siamo? Non lo so. Chissà quanta roba ho lasciato in giro, perché qua è tutto non nascosto di più. Tu invece? Ah, ci hanno fatto anche i pesci. Wow. Giardino Ovest. Ok. Benissimo. Ok, giriamo un attimino qua in basso. Vediamo cosa c'è. Allora, c'è uno spirito volpe lì. Ok, c'è un croccodillo. Ah, vabbè, sì, nulla di che. Proviamo a salire, volpo. Vediamo un pochettino di qua dove si va. Dallo spirito volpe. E basta? Mica c'è sto pezzo qua che sta giocando. Qui giace l'eroe. Ok. Mi domando. Infatti la dovremmo aprire probabilmente. Si vedevano chiaramente delle texture diverse. Ok, andiamo di qua. Vediamo un po' quanti porchi dovremo tirare. Rompi tutto che non si sa mai. Ok, passiamo di qui. E do cazzo, andiamo mo? Boh, non lo so. Volpo, cazzo siamo? Ah, abbiamo fatto il giro da sopra. Ok. E tutto questo per cosa? Non lo sappiamo. Ah, passiamo sotto la scala. Sì, vabbè, che cazzo lo vedeva? L'ho visto di culo sto percorso, eh. Ok, e qui invece abbiamo... Ah, un'altra card. Che, ripeto, non so che cazzo servano, eh. Vabbè, lo scopriremo poi, suppongo. Sì. Ok, ah, ma mi hai trollato tantissimo il gioco. Ok, qui invece una porta chiusa. Qua perché ci fa scendere? Boh. Ogni tanto il gioco dà i numeri anche lui? Sì, assolutamente sì. Allora, qua è una porta da tirare una passerella. Sì, una passerella da tirare giù. Dobbiamo arrivarci dall'altro modo. E questa invece è tanta manna. Io mi domando se cazzo di affari qua cosa servono. Vabbè. Ok. Tanto salviamo che non si può mai sapere. Allora, io quasi quasi direi di aumentare i punti salute. Cioè, i punti difesa, assolutamente.
Guarda che spettacolo. E ok, difesa siamo passati a 3. Ok, perfetto, questo è buono, eh. Allora, non possiamo aumentare ancora i valori perché siamo poveri. Te. Anche le volpi alle volte diventano povere. Qua cosa c'è? Niente. Siamo proprio a un passaggio. Gioco. Bastardo. Ok, lì è chiuso. Andiamo giù di qua a questo punto e vediamo dove ci porta. Che cazzo stiamo andando? Per curiosità, chiedo per un amico. Oh, 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 oh. Crocodillo no, il crocodillo no. Però forse non ci ha visto, lo possiamo attaccare e fargli male. Ci ha fatto male anche lui. Ci ha fatto tanto male. No, in realtà no. Non ci ha fatto malissimo, eh. Cioè, più all'orgoglio forse, anzi sicuramente. Andiamo un po' di qua, guarda un po'. Bastardo. Pigliala, sì sì. Allora, vabbè, qua consigli sopravvivenza, va da sé, ti indocchio le tue barre, grazie, l'abbiamo capito. Ok, però qua ci dice danni extra, quello lì non so che roba sia. Boh, vabbè. Usa i tuoi oggetti, usa tecniche speciali, controlla la mappa, stanco, punti di resistenza e quella roba lì, io non so cosa sia questi. Boh, ok, proseguiamo a this point. Perché ci hai fatto venire qua a gioco? Sì che dobbiamo andare di qua, cretino. L'ho fatto prima, ci sono passato prima. Ah, e che cazzo lo vedeva? Ok, l'abbiamo visto. Ok, andiamo di qua. Cosa c'è? Una chest? Sì, una chest. No. Che cazzo l'ho vista la chest? Ah, vedi che c'era. Non sono rimabito più di tanto, cioè, sì, ecco. Ok, se andiamo di qua invece troveremo bestie mie. Perché mi fai passare di qua, gioco? Dove cazzo stiamo andando di qua? Mm? Ok, qua c'è una strada interrotta. Qui cosa c'è? Un cazzo? Dove siamo? Qua siamo sotto la strada di prima, sì. Sì, vabbè, stai di te, eh. Ah, ci fa uscire da qua. Qua c'è l'altro crocodillo. Volpo, stai attento. Stai attento che questi sono cattivi. E fanno malissimo. Ok. Però uno ce l'ha. Porca Eva. Aia, bastardo. Ma pensa a te, dobbiamo cercare di far fuori quello. Guarda, se mi molla un secondo sto stronzolo. Eh sì, mi faccio prendere da te proprio. Crepa. Ok. Siamo messi malissimo, eh. Piglia tempo una pozza, va, che non si sa mai qua. Ok, ci ha fatto un culo incredibile, eh. Oh, siamo in un'altra zona. Porca troia, ma è fatto. Ma guarda te, sti stronzi maledetti. Ma guarda lì, guarda se mi mollano. Vieni qua, vieni. Guardalo un po'. Crepa. Ah, fai più il furbo adesso, eh. Ok, ma avete un po' pestato, ma neanche più di tanto. Ok, andiamo su di qua. Andiamo su di qua. È una cosa che ho notato comunque, che le profondità non è che siano. Sì, ecco. Ti ingannano un po' le profondità qua. Però voglio dire. Volpo. Porca Eva. Via. Ma guarda te. Pigliate la pozza. Porca Eva, ci siamo incastrati male. Ci siamo incastrati non male di più. Meno male che facciamo uno sfacelo di danni. Porca Eva. Che cazzo. Volpo, l'ultima pozza. Ora dobbiamo stare non attenti di più. Porca Eva, non ci voleva questa, non ci voleva. Qua cosa c'è? Ok, va bene, accettiamo tutto molto passivamente. Volpo, apra, grazie. Cosa abbiamo? Una carota? Vabbè, pigliata la carota. Ok, torniamo indietro. Torniamo indietro di qua, bastardo. Fanno malissimo sti porci. Dobbiamo o li facciamo fuori in qualche modo. L'abbiamo fatti fuori in qualche modo, visto? È andata di culo che si sono presi tra di loro. Oh, guarda qua. Ok, ho visto che ci danno anche dei cosi blu, che però non so che cazzo siano, ma va bene. Volpo. Merda. Vabbè, è quello con lo scudino. Ah, vabbè. Ah, madonna. Abbiamo aumentato tanto l'attacco. Con due lo facciamo fuori.
Ok, e qui? Ah, qua c'è un altro scemo. Però io volevo andare un attimino di qua. Allora, di qua ne arriviamo. Volevo andare un attimino di qua perché qua c'è un altro scemo, no? E non solo. E non solo. E via. Oh, quanto siete rompicoglioni. Vieni qua. Vieni qua, dai. Ah, eccolo lì, visto che è arrivato. Ok, ma dov'è il tuo socio qua? Vieni qua, bastardo. Vieni qua. Sono qua, eh. Ma porca troia, Volpo. Guardalo, piglialo, ammazzalo quello stronzo di merda. Ok, torniamo su, che c'erano cose. Sì, c'erano cose, vedi? Ok, apriamo queste e troviamo dinamite, sacra dinamite, quattro candelotti. Volpo, dobbiamo trovare un punto di salvataggio perché se moriamo adesso tiro un porco che non hai capito. Allora, sto scemo. Uno, due e tre. Vabbè, oh, ci saremo le ore? Sì, assolutamente sì. Vieni qua, dai, e vieni. Sì, stava per fare il doppio attacco comunque il maiale. Il maialetto. Ok, proviamo un attimo ad andare di qua, vediamo cosa c'è, eh. Col cazzo e col pensiero. Col cazzo e col pensiero proprio. Ok, andiamo di qua, che meglio. Ah, e beh, vedo che la situazione è cambiata moltissimo, eh. Però faccio così io. Porca Eva. Scappa, Volpo. Porca Eva. Mollami un attimo. Guarda come mi seguono. Bravo. E ci siamo. Porca Volpo. Forse è meglio che interrompiamo qua, eh? Ma dici? Facciamo così. Aumentiamo i nostri punti salute. Che schifo non fa. Ok. Wow, e siamo passati a punti salute livello 3. Perfetto, adesso dovrebbe essere un po' più diversa la cosa, eh? Direi di sì. Ok, per ora fermiamoci qui. Siamo riusciti a ottenere un bel po' di cose. E come al solito ci siamo morti da perfetti imbecilli. Ma vabbè, dettagli, dettagli. Nel prossimo episodio andremo avanti. Abbiamo ancora tantissime cose da scoprire e tantissima strada da percorrere. Comunque, se il video vi è piaciuto mettete like, condividete, iscrivetevi al canale, fate poco caso che volete, tanto ormai lo sapete. E noi, se vorrete, ci vedremo in un prossimo episodio. Ciao ciao!